intanto naturalmente mi è dovuto il saluto del Presidente Sportelli, del Segretario Generale, che non sono potuti intervenire, ma naturalmente sono grato, l'ho già fatto personalmente col consigliere per il risultato raggiunto dalla nostra regione, appunto prima nel nostro paese. Buonasera agli ospiti, naturalmente i colleghi esperti che molto più esperti di me che hanno parlato prima e parleranno dopo. Io rappresento la Camera di Commercio, che è una delle istituzioni che ha voluto in qualche misura danni sostenerti sotto il profilo tecnico per consentirti di portare un disegno di legge utile a ottenere il risultato. Chiaro è che può sembrare parzialmente strano che la Camera di Commercio si cimenti anche su queste tematiche, cioè il cambiamento delle metriche per la misurazione, diciamo, di una serie di temi nel nostro paese e nel nostro territorio. Oggi parliamo molto facilmente, un po' il mainstream di Green New Deal, e tuttavia a noi che ci lavoriamo da tanti anni, insomma, ci viene anche un po' da ridere, no? Perché siamo di scoprire la parte della realtà. Anche sul nostro territorio, insomma, questi movimenti di pensiero sono partiti e lo testimoniano i miei amici Vincenzo e Barbara diverso tempo fa. Sono partiti sia col PES, che noi abbiamo cominciato a presentare, diciamo, in tempi non sospetti, ovvero appena l'Istat, siamo stati i primi probabilmente a presentarlo in Italia con un evento locale, sia con l'Agenda 2030 che, diciamo, è di nostro interesse dall'indomani della sottoscrizione presso le Nazioni Unite. Ora, dico questo solo per inquadrare il fatto che la Camera di Commercio d'Italia ci ha creduto fortemente, in questo sollecitato anche moltissimo dalla società civile, questo è un punto importante, oltre che dal sistema economico locale, tanto da arrivare a portare all'interno della propria programmazione pluriennale, quindi appostando anche risorse non indifferenti rispetto al nostro bilancio, un obiettivo che si chiama economia civile, che ricomprende la promozione del benessere ecosostenibile, degli obiettivi dell'Agenda 2030, delle forme etiche dell'impresa, diciamo, quelle che avvicinano il profit al non profit, e di altri progetti che sono progetti finalizzati alla crescita, appunto, di quello che è stato definito il capitale sociale del nostro territorio. Penso al sostegno all'Accademia Mediterranea di Economia Civile, alla Santander Summer School che da moltissimi anni sosteniamo insieme al Centro di Cultura. Penso alle nuove linee che abbiamo attivato proprio con loro rispetto alla didattica e quindi alla formazione dei docenti, non soltanto degli studenti. Penso a quanto stiamo incidendo oggi anche sulla formazione dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. E penso naturalmente all'attività molto incisiva che abbiamo condotto con riguardo alla costruzione di quella che anche con il Politecnico, oltre che con il Centro di Cultura, abbiamo definito la Best City, cioè la città del benessere ecosostenibile. Questo era il nostro obiettivo. Naturalmente diciamo, è affascinante sentire il richiamo che ha fatto la professoressa Scorsi ai limiti alla crescita, no? Certo, molti di voi sapranno che Limits to Growth è un famosissimo rapporto del Club di Roma del 1972, elaborato dal MIT, dalla Midos, che proprio poneva da subito questo tema dei limiti, diciamo molto espressamente, senza dare connotazioni politiche, dei limiti della crescita, ma anche dei limiti del nostro modo di vedere la produzione e l'economia, dei limiti anche del capitalismo. Ed è un grande tema che oggi si ripropone anche nell'aggiornamento di questo rapporto e si è riproposto anche recentemente a New York, nel Level Political Forum, che è il luogo delle Nazioni Unite dove ogni anno si verificano i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030, i cosiddetti SDGs. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha evidenziato che non ce la facciamo a raggiungere quegli obiettivi entro il 2030, è molto evidente, a meno che non vi sia una spinta fortissima
da parte degli Stati non vi sia una spinta fortissima in tutti gli ambiti che devono concorrere al raggiungimento di quei 17 obiettivi che si pongono gli Stati sottoscrittori di Agenda 2030. Fra questi soggetti naturalmente vi è il mondo dell'economia, il mondo della finanza, il mondo dei consumatori, il mondo dei cittadini e la società civile, che devono concorrere tutti quanti insieme a, come dire, migliorare certe condizioni. Perché dico migliorare o ridurre, diciamo, l'impatto di alcuni aspetti? E, diciamo, è una connotazione piuttosto negativa, no? Quella del, può sembrare quella degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Proprio ieri, mercoledì, il Comitato Permanente sull'Attuazione dell'Agenda 2030, che è istituito presso la Commissione Esteri, che sta conducendo un'indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia proprio all'attuazione dell'Agenda 2030, cioè, proprio in quella occasione c'è stata l'audizione della professoressa Filomena Mangino, che, come tu sai, è presidente della cabina di regia dell'Est Italia, istituita dalla Presidenza del Consiglio, cioè la prima riunione si è svolta, se non erro, nel luglio di quest'anno. E la professoressa Mangino, una delle persone che ha contribuito operativamente a individuare e realizzare questo sistema multidimensionale di lettura della nostra realtà, che deve essere sostenibile, quindi parliamo di esperti assoluti in questo senso, ha evidenziato tra le altre cose che il BES, e qui pongo un punto, insomma, che ti deve essere utile, mi permetto, nel momento in cui tu dovrai dare attuazione a quella norma, soprattutto in correlazione con la strategia regionale di sviluppo sostenibile, ha evidenziato la professoressa Mangino che il BES, che deve essere ecosostenibile, è molto diverso dagli indicatori di sviluppo sostenibile. BES non è SDGs. Questo te lo dico perché mentre gli SDGs puntano a riflettere su un problema, ok, esiste un problema, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, il BES deve diventare un strumento, ed è, perché così è disegnato, uno strumento costante di monitoraggio del benessere delle nostre comunità. Questo te lo dico anche in relazione alla necessità di passare dall'obbligo che tu imponi attraverso la legge all'attuazione e poi all'efficacia di quell'attuazione. Ti ringrazio moltissimo.